che crede neanche. Perché da mangiare non veniva, essendo proprio poveri. La faceva la polenta e la tenuta un bicchietto di zucchero e un bicchietto di formaggio grattugiato. E dice che io dopo c'è la polenta. Quella era la cena nostra. Difficoltà di mancare il lunario, la difficoltà era il tempo di guerra, mancava un po' tutto. C'era la tessera sul pane, c'era pane nero, perché si mangiava pane integrale, la farina 00 era un lusso. E c'era un po' di fame dappertutto, però ci si arrangiava, patate, castagne, nel periodo delle castagne. Praticamente non è morto di fame nessuno. Ha patito la fame parecchia gente, ma morto di fame solo in campo di concentramento. Qui eravamo diventati quasi tutti magri, ci si doveva arrangiare. Normalmente si mangiava quasi sempre patate, ma avevamo sempre fame. Di pane, no, niente da fare. Niente da fare, si ritornava a casa, non c'era niente da mangiare. E ci si riempiva patate, quelle si trovavano sempre, le patate e invece nel modo insomma si tirava avanti con lunario, diciamo. Il pranzo si faceva minestroni e dopo il pane, come si ripete, era pochissimo e me lo dovevo levare dalla bocca perché avevo la bambina da dargli il pane io. È stato un momento difficile perché nel frattempo cominciava a scarseggiare cibo perché la guerra, che sembrava finisse da un momento all'altro, invece aumentava sempre più nelle sue disgrazie, nei suoi lutti e ovviamente nella sua sfiducia da parte del popolo. Quello che ci davano di tessera, non c'aveva mica tanto da mangiare. E con la tessera ci davano sale, zucchero, il caffè, no? Pane, la pasta, il riso, ma era tutto talmente olio, era talmente tutto misero che in 4,48 si finiva. E dopo si faceva a di meno, si faceva di meno. Si mangiava molte patate da condire. Si mangiava molta insalata da condire e l'olio non c'era, non ci bastava, non si trovava mica. No? Qualcheduno che aveva delle amicizie poteva trovare qualcosa. E lì è poco da mangiare, doveva avere la tessera del pane e io gli ho detto andare a comprare il pane. Solo che la mia parte la mangiavo da panetteria a casa, la mangiavo da. Perciò andavo a casa e mia madre faceva dire qua manca. Su di sopra che viene la stanza qui, mi suoceri, delle volte si già sa l'acqua nella bocca, ora della mattina, al freddo che era, si tirava avanti così. Alle 5 della mattina i te asciava il letto, si davano mano due mucche, andavi a pascolare le mucche fino alle 8. E dopo c'è una gente nel campo, del rio al fine, del rio alle pesche, tutto. Allora ci si vestiva tutti intasellati, non si guardava se uno era vestito bene o vestito male. Eravamo quasi tutti quanti vestiti in grigio verde come i militari italiani. Noi d'estate, i ragazzi, andavamo sempre scalzi. Ah, bugance dappertutto, Garea. Bugance. Geloni. Geloni perché le case erano fredde, calze ce n'erano poche, erano rotte anche, scarpe poche e avevo i piedi pieni di geloni.
vestirne quel che era, quel che ne dava la gente. Te vestì con quel? C'era stato nella mia casa che il papà non era fascista e lavorava all'arsenale militare, in un impiegato, e sono in posti pubblici e senza la tessera del fascio non si poteva lavorare. E un giorno è venuto a casa tutto testa rotta, tutto conciato, e ha detto che è caduto da dei gradini. Non ci abbiamo creduto. E poi abbiamo saputo invece alla domenica sull'Arena, il giornale di Verona, mettevano l'elenco delle persone che avevano tolto la tessera, perché quelle non si dava da lavorare, ma nel pubblico, il privato faceva dopo qualcosa di diverso. E abbiamo visto che c'era il nome del papà, che l'avevano finito di volte, che non era caduto, e che poi li abbiamo portati via la tessera, che dall'arsenale doveva andare via. Nei tempi passati si ricorda praticamente, per me è stata la cosa peggiore della mia vita. La guerra, anche se ero sfollato, si sentiva. Bombardamenti, aerei che passavano e mitragliavano. La guerra. Ricordo che si consigliavano nei vetri delle finestre di mettere delle striscioline di carta incollata in modo che i vetri non subissero delle rotture per questione di spostamenti d'aria. Ricordo questi rifugi, i palazzi più importanti, l'Arena in modo particolare, erano rifugi antiaerei, e dall'esterno c'era una R molto grande con la scritta, anzi in certi casi c'era anche il numero che poteva ottenere. Mi ricordo bene tutti i bombardamenti. Praticamente dove c'è il bar Gustavo, la casa è stata tagliata a fetta di salame. Si vede che la bomba è venuta giù così. Mancava proprio una parte. Però loro che erano in cantina si sono salvati tutti, perché non è venuta giù dritta, è venuta giù. La gente scappava quando era lavarli in un rifugio che era una grotta di signori, e ne accettava questo rifugio come riparato. Arrivava alle torricelle per entrare dentro nel tunnel per ripararsi da bombardamenti. Era talmente affollata che ci buttavano in terra. Io infatti una volta sono caduta e il mio marito, fortuna pronto, era lì lui, ha messo le mani così al muro che nessuno passasse e avessi la forza di ritirarmi su. E perché non si guardava niente, cadeva qualcuno, gli si montava addosso, via. È stato un momento, io ho fatto 5 anni che me le ricordo benissimo, non me le scordo più quelli. I bombardamenti di notte, c'era il famoso Pippo che suonava e mitragliava con bombe incendiarie oppure mitragliamenti dirompenti. Insomma, tutte le notti c'era da correre nei rifugi. Sono andato a lavorare in ferrovia. Sono andato a lavorare in ferrovia quando sono venuto a casa, insomma. Dopo aveva saputo, perché ogni tanto veniva dentro due fascisti e due tedeschi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Germania. E quelli partiva. Ogni tanto capitava da sé. L'era brutta. L'ultima volta che sono da fuori alle 2. E sono da dentro che era le 6:30. Sono da dentro
il portinare, che era un mutilato della guerra, quindi se di sotto, che era una gamba del mio, nel porta mia via che lì. Quando che vado dentro, Pippo dice che si sta fortunando, e ostia Dio, e io dico ancora, mi sta portando via 35, dice, e Jacopà, in cittadella pare andare fuori a salutare sua mamma. Tu paletti. Quelli papà tu paletti a soppettare la buttare come una passata. E cosa tu pare così? Sento cosa ti dico, mi non vedo più. E dove tu? Vo via e non vedo più. E sono andato in montagna. Avevamo armi, però non erano mai sufficienti. E si inventava, l'arma si inventava. Provate a pensare che una volta abbiamo preso i barattoli della conserva alpino, quella famosa dove si vede l'alpino che pianta giù, era la conserva di pomodoro, la aprivamo, dentro mettevamo la balistite è la polvere che serve per far sparare, la riempivamo a metà mettevamo sassi, foglie, chiodi, tutto ciò che potevamo avere, poi richiudivamo il coso e con la lacca degli alberi si chiudevano e noi sparavamo queste bombe, ma vi posso garantire che su 10 ce n'erano 3 che scoppiavano e 3 che non facevano niente. Infatti, all'8 settembre, la mandava a Vipiteno. A Vipiteno, fatalità, quella sera dell'8 settembre, c'eravamo fuori, che andremo a bere, al bar, qua, là, insomma, a passeggio. Quindi l'8 settembre, che stanno già alla radio, perché la televisione non c'era, 99 mi sentia con la notizia lì. Se ne rientrò, se ne a dormire come al solito. Madonna Dio, quando è circa mezzanotte sentiamo bombe di qua, bombe di là. Cosa succede? Madonna. Allora venne uno insieme che conoscevo, una famiglia locale lì, ma però era dei nostri, insomma, non era a Totesini. Era a vedere cosa è successo. Sapete che sotto che tutti i tedeschi lì che ne aspettano. Difatti, in Aciapà, in Quadra, Patrì, e ha fatto camminare fino a Innsbruck, a piedi, e strada facendo, e dormivo una notte per terra. In sua strada, tanto è vero che quella notte lì erano 4 gocce, e c'è bisogno. Beh, insomma, Innsbruck, il campo sportivo, era già pronto, adibito per i prigionieri. Attorno alla muraglia di questo campo sportivo, erano tutte le metraglie puntate al centro. E là era tutti i prigionieri del mondo c'erano dentro là. Dunque, qui 3 giorni, 4, non mi ricordo più o meno che siete là. Non te mai hai, ma quel poco bisogna anche te andasse al gabinetto. Allora c'era tutto il giorno, quelle sono queste fotografie da fare. Ti vedevi una fila a tutto campo, una fila di sederi, uno vicino all'altro.
e lì, appoggiato a questi sederi, un'altra figlia in piedi con un pezzo di carta in mano. È fotografia. E tre o quattro giorni, non mi ricordo. Un bel momento. Attenzione, attenzione. I sesto alpini prepararsi una adunata per tre al cancello d'uscita. Intendiamo. Ma, caro, non ti dice niente. A una certa ora si è aperto il cancello e lì a pochi passi c'era una linea ferroviaria, è arrivato lì una tradotta, 50 per vagone, Luchetto e via. E dove andiamo? Noi altri ci cerchiamo di orientarci un pochettino col sole, ma erano vagoni chiusi, c'era una finestrella alta là, mi dice che era da quei paesi animali, e là si cercava di vedere il sole dove arriva, dove... Tre giorni e siamo arrivati a Königsberg, in Prussia orientale. E là, cosa facciamo? C'erano ancora, dove ci hanno portato, c'erano ancora le baracche dei prigionieri di guerra della prima guerra mondiale. Sai com'erano? E limitato da una baracca all'altra c'erano i fili spinati. E dentro, non so in quanti per baracca, e alla mattina ci davano un mescolo di sboba. Non so neanche cosa era, insomma. Ormai abbiamo fame, che limitava queste baracche, c'erano dei campi, dei contadini, e lì di fuori dai reticolati, cioè nel campo del contadino, c'erano le guardie col fucile, che limitavano tutto il tuo territorio. Bel giorno, cazzo, che mi fa? Non sai mai. Allora, e si arriscia a parlare con la sentinella lì, e gli ha fatto vedere l'orologio, e gli ha fatto vedere l'anello, e sta guardia tedesca, in alto uniforme color, col fucile, si ha guardato, ha fatto così, l'ha cavata una rampa, okay. E l'ha buttata là, però ha dovuto tentare l'orologio e anche l'anello. Con sta rampa, vedevo che Maya 5C era una bestia. Ma lui è stato abbastanza generoso perché è la spartia tra gli altri. Che il passaggio dalla guerra alla pace e alla liberazione è stato il tripudio, non la felicità.
E ovviamente c'era il problema della ricostruzione, per cui la mia generazione, finite le scuole, ha trovato immediatamente un impiego. Non c'era bisogno di pensare al domani, cosa sarebbe stato, cosa si sarebbe fatto. Abbiamo trovato subito il lavoro, non ci sono stati problemi. Ovviamente questo è stato in funzione di dover ricostruire il paese che era stato abbattuto. La guerra subito si riprese subito in 448 era una cosa come un miracolo, perché da dire dallo sfascio della guerra che non c'era niente e rifiorire tutto così stabilmente tutto fu come un miracolo e si stava anche benino, sì, perché il soldino valeva e si stava bene, c'era di tutto, grazie a Dio. Ora diciamo, allora si viveva nel terrore perché c'erano troppe cose, bombardamenti, portati via. Ora invece si vede che c'è un po' di sfascio, c'è un'Italia che va alla rovina, i giovani non trovano un lavoro, ecco che un pensionato non sa più, dice che arriva alla fine del mese. Ecco, ora c'è questo. I veri partigiani mi hanno portato armi, mi si era tenuto delle armi. E per dire la verità, quando sono venuto qua mi sono trovato pistole. Una tedesca e la mia che aveva... fatto così. E basta, è ora da finirla. Buttata via. E sa passare i brutti momenti, dopo di belli, tutto nell'insieme, insomma. E dopo in fin dei conti ti sei contento che ti salvai, morto tanti miei amici. E ne morto tanti miei amici, mi sono stanca uno dei... sono stato fortunato. Ecco, di quando si dice che uno è fortunato, è fortunato. Una volta la vita era più dura, adesso è possibile sognare, allora era poco da sognare. Come finì la guerra mio papà mi ha messo in un negozio, in una piccola officina di Favaro, a fare il Favaro. Allora si andava subito a lavorare, ma che regole, nessuna regola, 12-13 anni si andava a lavorare. Sogni non ce n'erano, adesso gli è, perché è arrivata la mentalità nuova. Sono arrivati i quattrini, è arrivato tante cose adesso, e adesso è giusto che sognano i giovani. Ma purtroppo ai miei tempi non si sognava, perché non è che il 25 aprile del 45 è finita la guerra e c'era il pane per tutti, siamo andati avanti 2 anni ancora, con le tessere, con tutto, l'abbiamo vista lunga, c'era ancora la fame. Nel 47-48 abbiamo cominciato a migliorare. 50. Negli anni 50 esisteva sempre il problema della ricostruzione, perché è stata una cosa molto lunga, ovviamente date le distruzioni che erano state perpetuate. E l'Italia era povera e lentamente si è arricchita. Si è arricchita al punto tale che praticamente è cambiata la mentalità degli italiani. Siamo diventati tutti ricchi, tutti padroni di casa, cosa che un tempo era impensabile. Stavi meglio allora, perché adesso c'è troppe cose che non va bene. Perché con più roba c'è, con più la vuoi. Visto sia meglio allora. Prima c'era il terrore, adesso purtroppo c'è molta violenza. Hanno sovvertito tutte le cose buone, sono state sovvertite. Purtroppo stiamo vivendo in un mondo, sbaglierò io, ma penso che... una cosa che non va molto troppo per la quale. Oggi mi trovo male. Oggi sono tutti lì che parlano, vedi la gente che cammina e parla. Poi negli anni 50 e 60 non si comprava per il gusto di buttare via. Poi invece col tempo
c'è stata la corsa a comprare per buttare via. Compro quella cosa perché l'ha comprata anche il mio vicino e io sembra che mio figlio deve andare a scuola con lo zaino come quello. Chiedere a uno del XX secolo di fare una comparazione tra la vita attuale e la vita di allora è come parlare dell'età della pietra, perché siamo in una situazione completamente diversa. Il figlio del calzolaio doveva fare il calzolaio e quindi il figlio del ricco era figlio del ricco e non si mischiava con i figli del popolo. È un paragone. Un giro un po'. Se fa un paragone adesso si dire. Vedo che i miei bambini, i miei cugini, adesso non mi mangia più, si mangia robe strane. Che mi non so è quello che sia. E lì si era venuti, mi ricordo che mi dava un bel pane qui. E avevo un figaro, cioè, andavo a casa. E farei che i figli erano lui. Pane, figli e via, e via, e via, e via, e via.